uomo capace di vivere con pienezza l'ambiente circostante e di interpretarlo con empatia, disegnandone la geografia fisica e umana. A 120 anni dalla nascita, Torino celebra Carlo Levi con la rassegna Tutta la vita è lontano, per riscoprire la figura di un intellettuale dallo straordinario eclettismo, sempre guidato da una vorace curiosità. A riportare sotto i riflettori il primo mestiere di Levi, ecco la mostra Viaggio in Italia, luoghi e volti, curata da Luca Beatrice ed Elena Lowenthal. Le opere, esposte fino all'8 maggio negli spazi della Wunderkammer della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, abbracciano un ampio arco temporale che va da una pittura fortemente oggettiva di un Levi giovanissimo fino al fascismo, al dopoguerra e al neorealismo. Il ritratto e il paesaggio, le chiavi di lettura dell'esposizione, due pilastri portanti nella vasta produzione pittorica leviana. In altre parole, tutto un percorso artistico che è di per sé un viaggio esistenziale attraverso l'umanità di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle i momenti cruciali del secolo scorso, rimarcando costantemente la sua indipendenza artistica e intellettuale. Abbiamo voluto raccontare, con non tante opere, ma credo molto significative, uno spaccato della storia dell'Italia del Novecento. E che cosa vedi? Volti, figure di persone a lui vicine, a partire dai familiari, artisti del suo stesso giro, gli amici e poi i personaggi che ha conosciuto a Roma, da Pablo Neruda, Silvana Mangano e altri, e poi i luoghi che ha attraversato, da Torino dove è nato, Alassio, la città che lo ospitava in vacanza sulla meravigliosa Riviera Ligure, Parigi ovviamente, Roma e il sud, soprattutto il sud, di cui abbiamo tantissime opere perché davvero rappresentano dei momenti salienti nella ricerca pittorica di Carlo Levi. Pittore, medico, scrittore, intellettuale, una figura poliedrica, quella di Levi, sempre fuori dagli schemi e attenta alla realtà in tutte le sue sfaccettature. Sì, l'eclettismo certo, ma soprattutto la capacità di un intellettuale del Novecento di essere dentro le cose, di riuscire a parlare a più livelli, con la scrittura, con la pittura, con il giornalismo, con la politica, di cui Carlo Levi è stato certamente un interprete molto importante nel Novecento. Quindi sì, certo, eclettico, dice bene, però molto ancorato nei suoi principali mestieri, lo scrittore e il pittore. I paesaggi ancestrali, arcaici, quasi mistici, Carlo Levi mette in luce il sud, la Basilicata e la sua anima, quel luogo che agisce attraverso il suo fertile silenzio sui soggetti che lo abitano, uno spazio di sospensione e ricerca nel proprio io, di cui Levi è riuscito a dettarne i canoni della percezione. È un sud non solo territoriale, umano, è anche un sud interiore, quello che muove Carlo Levi quando affronta i mesi del confino, che doveva essere un'esperienza più straniante che mai, e invece diventa il contrario. Diventa il modo con cui Carlo Levi interiorizza questo sud, lo ama, ci torna, lo racconta e lo muove. E io credo che questo sia formidabile. Carlo Levi è uno scrittore, un pittore sempre legato al territorio, alla geografia fisica e umana. In questo caso più che mai c'è questo far proprio questo territorio, amarlo, rispettarlo e capirlo, ma anche capire quello che non riusciva a capire. Questa sua presenza è così viva ancora a 120 anni dalla nascita. Un progetto multidisciplinare e integrato, quello di Tutta la vita è lontano, che spazia dalla letteratura alla fotografia fino ad arrivare all'arte. Una rilettura di Carlo Levi che passa anche attraverso i film, grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in una rassegna che prevede la proiezione di 5 pellicole, tra cui Cristo si è fermato ad Eboli di Francesco Rosi, per ripercorrere il legame tra l'intellettuale e il mondo cinematografico. Tra i tanti suoi mestieri ci furono infatti quelli di sceneggiatore, disegnatore e costumista. Tutta la vita è lontano si pone dunque come uno strumento per ripercorrere in chiave moderna l'immagine di un uomo di cultura a tutto tondo, oltre che dall'instancabile impegno politico e sociale. L'idea è quella di restituire Carlo Levi non solo alla sua città natale, cioè Torino, ma anche all'Italia.
È stato un grandissimo intellettuale, artista, pensatore, uomo politico ed azione. In questa sua versatilità, che chiamerei eclettismo, c'era un filo conduttore, che è quello della curiosità, della voglia di scoprire la realtà e l'umano. E questo è un grandissimo insegnamento, è un grandissimo modello, direi, ancora di più. Ed è il motivo che mi ha spinto, come direttore della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, a mettere insieme queste sinergie. Si parla sempre di fare rete, bene, noi l'abbiamo fatto con diverse istituzioni torinesi e anche e soprattutto attraverso il nostro stivale, con una collaborazione fantastica che è soltanto l'inizio, con la Basilicata e con in particolare Aliano. Ampiamente coinvolto dunque negli eventi della rassegna, Aliano, il comune in provincia di Matera che accolse Carlo Levi durante il suo confino in Basilicata dal 35 al 36, un piccolo centro e una comunità con la quale l'intellettuale torinese strinse un legame inscindibile, tanto da maturare il desiderio di essere sepolto proprio nel luogo in cui prese vita il suo Cristo si è fermato ad Eboli. La collaborazione col Circolo dei Lettori di Torino è nata quando Elena Lowenthal e Luca Beatrice sono venuti ad Aliano, gli abbiamo aperto la nostra pinacoteca, il nostro patrimonio leviano, per questo evento importante che voleva fare nella sua città natale. Quindi abbiamo messo a disposizione delle opere d'arte, abbiamo messo a disposizione i suoi oggetti personali che abbiamo acquistato negli anni dall'erede universale, che oggi sono qui in mostra al Circolo dei Lettori di Torino, il tempio della cultura torinese. Quindi noi siamo davvero onorati oggi di riscoprire Carlo Levi a 120 anni dalla sua nascita qui nella sua città natale. Una narrazione della Lucania e della sua gente densa di valori universali che permangono nella loro attualità. Un'immagine, quella di Carlo Levi, su cui si continua a puntare per promuovere il territorio. Sappiamo che la sua crescita e quello che poi ha insegnato a tutti noi è passato attraverso la Lucania, è passato attraverso la Basilicata, con luoghi appunto mistici come Grassano, come Matera, come Aliano. La regione è naturalmente assolutamente presa da questo passaggio che ha caratterizzato fortemente sia nell'immaginario nazionale grazie ai suoi scritti, grazie a Cristo si è fermato a Eboli, ma anche grazie a tutto quello che è successo dopo. Parlo dei sceneggiati, nessuno può dimenticare Gian Maria Volonté, quello che è riuscito a rappresentare, così come quello che è la ricerca degli invisibili, quella ricerca delle persone più meno appariscenti. Noi lucani siamo fatti così, quindi celebrare Levi vuol dire celebrare sicuramente tutta la regione Basilicata. Ecco che la cultura si conferma ancora una volta un grande driver di crescita per i piccoli borghi, ma anche uno strumento per unire l'intera Basilicata. Sì, la provincia di Matera, accanto ai suoi territori, oggi accanto ad Aliano, abbiamo inaugurato questa bellissima mostra dedicata a Carlo Levi, un momento di crescita. Abbiamo già visto quanto la cultura può essere efficace per il rilancio dei territori e noi continuiamo a insistere, a sostenerla con tutte le nostre energie, perché la cultura è un grande volano di crescita dei territori, dà grandi opportunità e le istituzioni devono stare accanto, unite tra di loro, fare rete per poter dare un'opportunità in più ai nostri territori. In continuità con quello che è stata Matera città capitale della cultura europea nel 2019, anche lì abbiamo già sperimentato questa unità fra tutti i comuni della Basilicata e la riconfermiamo qui a Torino, partendo da un personaggio, da un intellettuale che appartiene al mondo, che è Carlo Levi, che non è confinato solo lì ad Aliano, ma che attraverso il suo confino ha non solo amato la Basilicata, ma ha lanciato un messaggio di libertà nella pace a tutti i popoli.
Tra gli eventi d'apertura della rassegna Tutta la vita è lontano, non solo la pittura, ma anche le fotografie di Mario Carbone. 31 scatti, ospitati nella mostra organizzata in collaborazione con Camera, Centro Italiano per la Fotografia, ed esposti nella sala lettura del Circolo dei Lettori fino al 28 febbraio. Nel 1960 Carlo Levi decise di tornare in Basilicata, accompagnato dal fotografo Carbone, che nei suoi scatti impresse il rapporto vivo e a tratti simbiotico tra l'intellettuale e la comunità lucana. Un viaggio di ritorno che poi sarebbe stato il preludio di una straordinaria opera quale il Telero. Papà ha avuto questo incontro con Carlo Levi in un ambiente, quello diciamo degli scrittori, dei poeti, degli artisti degli anni 50, e c'è stato subito un feeling immediato, perché comunque sia loro due avevano avuto delle esperienze un po' simili. Pensiamo all'esilio: papà era esiliato dal sud Italia verso il nord, e inversamente Carlo Levi era dovuto esiliare per altri motivi, per motivi politici, dal nord al sud. Quindi sud-nord, nord-sud, questa è, diciamo. E poi penso che Carlo Levi voleva mio padre perché, o comunque ha chiesto questo, di effettuare questo viaggio e di documentarlo, proprio per il fatto che papà era di quelle zone, comunque aveva magari un rapporto più diretto con le popolazioni locali, senza dover ricorrere ad altri interpreti. L'immagine di Carlo Levi si distingue inevitabilmente negli scatti di Carbone per abbigliamento e fattezze, desta l'attenzione dei paesani, focalizza e guida la narrazione dei luoghi. Una differenziazione che però non racchiude alcuna distanza né estraneità, ma che al contrario parla di confidenza, familiarità, affetto e rispetto reciproco. Una scelta non casuale da parte di Levi, quella del fotografo Mario Carbone, nato e cresciuto in Calabria, proprio a confine con la Basilicata. Mario Carbone l'ha sempre detto, vedevo le donne fare il pane, vedevo mia madre. I cavalli, le galline, queste case nei sassi, per esempio a Matera, erano un po' come quel mondo che lui aveva lasciato per trasferirsi prima a Napoli, poi Milano e poi finalmente Roma. La narrazione del quotidiano e della semplicità diventa così straordinariamente sorprendente, tanto da rapire e coinvolgere lo spettatore quasi come fosse nella scena. Complice la potenza netta e ruvida del bianco e nero, che mette in risalto tutte le sfumature di un mondo di riti, valori e costumi, catturati con nitidezza in scatti che diventano emblema di un'epoca remota. Loro hanno aperto una finestra su un mondo che fino allora era completamente isolato, e basti pensare che, diciamo, l'amicizia intellettuale che aveva comunque messo in contatto Carlo Levi, per esempio con Pierpaolo Pasolini, Pasolini scarta l'idea di tornare a Gerusalemme per fare il suo famoso film Il Vangelo secondo Matteo, e viceversa va a Matera. Quali sono secondo lei le immagini di questa mostra che più rappresentano Levi, ma anche la fotografia di Mario Carbone? Beh, penso a quelle foto di Levi durante i suoi passaggi con la popolazione locale, con queste donne ancora vestite con gli abiti tradizionali lucani, lui che le ascolta, lui che parla, insomma c'è un incontro, ma anche una documentazione che fa parte ormai di un vissuto che comunque ha delle radici importanti, ha dei fondamenti importanti, quello dell'attaccamento alla terra, del lavoro, la fatica, e poi Levi era tante cose insieme, quindi c'è un po' di tutto. Comunque le foto, quelle con le donne dei paesi lucani, quelle sono quelle che mi, almeno a me, donne e bambine, tipo la bambina col pane, che è uno scatto molto conosciuto, molto famoso.
un artista e intellettuale semplicemente appassionato della vita e dell'umano, immune a una definizione univoca, capace di proporre temi e narrazioni ribelli verso ogni forma di logica temporale. Stiamo ricordando un intellettuale a tutto tondo, un artista a tutto tondo, ma soprattutto un italiano a tutto tondo. Anche qui a Torino, sua città di nascita, era stato dimenticato o comunque non ricordato come merita, e quindi l'occasione di questi 120 anni della sua nascita per riportarlo alla luce e farlo riscoprire anche e soprattutto ai giovani è un momento importantissimo. Un migrante di altri tempi, Carlo Levi, che dalla vivacità della sua Torino si ritrovò catapultato in una dimensione atipica, ma nella quale si immerse totalmente, cogliendo nella sua diversità la bellezza. È stato un costruttore di ponti e non di muri. Va molto di moda questa frase oggi, ma lui credo che incarnasse perfettamente questo ruolo. L'uomo che avvicina, è andato forzatamente al sud, ma il sud è diventato anche la sua terra. È riuscito a gemellarsi, ma non con la, diciamo, l'intelligenza del sud, con la gente popolare, con i contadini, con quella popolazione che ha scoperto in lui un grand'uomo. Un'unione tra nord e sud, quella tracciata da Levi nel secolo scorso, che continua a consolidarsi nel nome della sua legacy, come testimoniato dall'attiva cooperazione tra enti per la realizzazione della rassegna. Una collaborazione affascinante e fruttuosa, per certi versi anche in attesa, perché non ci aspettavamo una risposta così, e magari neanche la Basilicata si aspettava una risposta così da parte di Torino e di tutto il Piemonte. Ultimamente Matera aveva avvicinato tutta l'Italia e forse tutto il mondo a quella zona, ma questa occasione di Carlo Levi ha cementato sicuramente il rapporto Torino e Aliano. Poi succede che i destini si intrecciano, ricordandoci quanto gli scambi di esperienze e culture possano solo generare ricchezza. Se c'è uno a cui dobbiamo dire grazie per la questione meridionale è proprio Levi. Allora, io sono di parte, io sono della Basilicata, sono di Lavello, e quindi per me è un motivo di orgoglio in più sentirsi parte di una storia che non è solo quella mia, della Basilicata, ma sentirsi parte di una storia che abbraccia il Piemonte, abbraccia Torino e rende tutti orgogliosi. Si torna a respirare cultura. Lo si fa sfruttando un momento che è quello di una celebrazione importante, però vi assicuro che qui Carlo Levi vibra nelle coscienze, vibra nella cultura del posto, e lo fa oggi grazie all'impegno anche di chi dalla Basilicata ha voluto promuovere in maniera importante questo momento, consolidando anche un rapporto che ci ha visto anche fino a pochi giorni fa ospitare un presepe bellissimo fatto dagli artigiani della Basilicata, un rapporto che può solo consolidarsi e io non posso che esserne fiero.